Sono considerati più a rischio gli estremamente vulnerabili, cioè coloro che a causa di specifiche patologie sono più esposti al rischio di letalità del Covid-19. Tra le categorie dei più fragili rientrano i pazienti seguiti da ANED, Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto, che è contenta degli ottimi risultati per le vaccinazioni raggiunte in Romagna. Significativo il lavoro con i medici di base. A mio parere siamo messi bene, nel senso che l'attenzione è altissima e si sta procedendo alle vaccinazioni. Abbiamo quasi finito le vaccinazioni dei molto fragili nella categoria dei trapiantati di rene e dializzati. Si sta anche pensando di inserire i nefropatici, cioè coloro che ancora non sono entrati in dialisi ma stanno facendo terapie immunosoppressive o che comunque hanno problemi, gravi problemi di reni e che quindi sono soggetti immunodepressi. Per quanto riguarda i dializzati trapiantati, abbiamo quasi terminato in tutta la Romagna il secondo ciclo di vaccinazioni, quindi siamo veramente a buon punto. E nessuna dose è andata sprecata, è stato fatto un grandissimo lavoro di prenotazione attraverso i nostri medici e di conseguenza tutte le dosi disponibili sono state inoculate ai pazienti.